Nuovo codice degli appalti, novità, programmazione, progettazione PNRR, affidamenti, imprese e personale che opera negli appalti pubblici al centro di un convegno organizzato da ANCE, ACEM Molise, con la collaborazione di diversi ordini professionali. Un momento fondamentale di condivisione e confronto, così il presidente ANCE, ACEM, Corrado Di Niro. Ci sono novità in ambito di procedure di gara, di assegnazione e di progettazione. È un momento di riflessione, di confronto, perché diciamo che le norme vanno spolpate, tra virgolette, e vanno fatte digerire. Questa è una norma che ci aspettavamo da un po' di tempo, ha ridotto il numero dei commi e degli articoli il codice. Ci aspettavamo veramente una norma un poco più snella per affrontare appunto i cantieri del PNRR. In più c'è l'opportunità del PNRR che è da cogliere. L'opportunità del PNRR è assolutamente da cogliere, abbiamo di recente visto adottate dal nostro legislatore delle norme anche specifiche per garantire che le opere del PNRR possano essere realizzate nei tempi e che tutti i soldi possano essere spesi al meglio. Ricordo ancora e ribadisco a maggior ragione rispetto al PNRR, laddove c'è una forma di deregolamentazione, questa non deve spaventare nella misura in cui è compensata da misure importanti di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità dell'azione amministrativa. Il PNA approvato dall'ANAC, che poi verrà recepito dalle singole amministrazioni, volge proprio in questa direzione.